Concluso il restauro delle facciate interne e dell'abside del Battistero di Firenze, tornano all'antica bellezza i meravigliosi mosaici del 200. Vediamoli con Adriano Montibuzzetti. Il mio bel San Giovanni, così chiamava con nostalgia l'esule Dante il simbolo più antico della sua Firenze, quel superbo battistero romanico ottagonale dalle origini quasi mitiche in marmo bianco e verde, summa dell'ideale armonico dell'architettura fiorentina, luogo eminente dedicato al patrono della città, vetrina delle arti, fondale millenario di solenni giuramenti, investiture di cavalieri e poeti. Dei preziosi mosaici interni, quelli duecenteschi delle pareti e dell'abside rettangolare, la cosiddetta scarsella, tornano ora allo splendore primigenio dopo un lungo restauro finanziato dall'Opera di Santa Maria del Fiore e dalla fondazione non profit Friends of Florence, con un preciso obiettivo. Restituire fruitori ai turisti che visiteranno il Battistero tutte le cromie originali e la brillantezza dei mosaici che la costituiscono. L'iconografia della speranza cristiana restituita al fulgore di una ricchezza tonale ottenuta grazie a tessere microscopiche e all'uso di materiali inusitati come il corallo. In autunno un nuovo e spettacolare restauro, quello dei 1200 metri quadri di mosaici sulla cupola del Battistero, titanica impresa a cui lavorarono generazioni di artisti, tra cui Cimabue, maestro di Giotto, e che i turisti potranno per la prima volta vedere da vicino. Sarà un ponteggio funzionale per il lavoro di restauro, ma anche accessibile al pubblico che potrà vedere vicino i mosaici e l'intervento di restauro. Una bellezza che ancora una volta conferma l'invito intarsiato 8 secoli fa sul pavimento del Tempio. Qui vengano tutti coloro che vogliono vedere cose mirabili.